Ragazzi del web, un salutone dalla Bacio e bentornati nella 100 Days, la serie dove ho registrato 100 giorni di gameplay di Minecraft e sui quali creo dei video con un commentario posto. Nello scorso episodio abbiamo mosso i primi passi all'interno della tecnologia del pacchetto, creando alcune cosettine della Crate e sbloccando l'engine Rehammer, che ci darà ovviamente la possibilità di iniziare la Immersive Engineer. Però abbiamo riscontrato delle difficoltà dovute alla lentezza del nostro sistema di gestione dell'inventario e quindi siamo partiti all'avventura per il Nether. Accendiamo il portale ed entriamo nel Nether. Nether che risulta essere alquanto strange e parecchio difficoltoso da esplorare, a quanto pare. Non mi aspettavo un Nether così, o meglio uno spawn a questa maniera. Vabbè, non è un problema insormontabile. Vediamo un po' se riusciamo a vedere cos'è quella roba laggiù in fondo. Un golem enorme, va bene. Niente, lago di lava, bioma del caspita, ma va bene così. Tendenzialmente quello che vorrei andare a fare è trovare del quarzo. Quarzo che non vedo molto in giro, poiché non c'è manco un po' di netherrack in giro, ma va bene. Segniamoci un waypoint perché giustamente mi sembra cosa buona e giusta. Altrimenti ce lo dimentichiamo e ripartiamo all'avventura. Vediamo un po' se riusciamo a farci strada in questo bioma brutto e schifoso. Dovrei riuscire a raggiungere un posto un po' più comodo, ma non lo so, probabile. Lì vedo della glowstone però, interessante. Detto ciò, andiamo un po' di qua, un po' di là, prendiamo dei blocchi, facciamo un ponticello, se potrebbe essere utile di questi tempi. Questo me lo prendo perché giustamente è ora gratis e schifo non fa. E devo dire che ho notato che sono spawnato sopra una struttura molto strange. Quindi torno indietro, assolutamente, senza nessun indugio. Entriamo dentro questa strutturina, senza spaccarci le gambe possibilmente. Ovviamente pozza di lava non poteva mancare, con un pigling incastrato dentro. Lei cosa ci fa lì a farsi il bagno dentro la lava? Mi scusi, abbia pazienza. Allora, faccia bravo, ok. Nulla, lui se ne vuole stare lì a fare il bagnetto, ma va bene così, contento lui, contenti tutti. Entriamo dentro e vedo che ci sono le vines, c'è il magma cube, magma block che possono far comodo. Veniamo già all'inventario pieno, no, sto laggando a merda, va bene così. Sta generando tutto quanto il mondo, quindi c'è poco da stupirsi. Detto ciò, la lava mi perseguita, mannaggia ai pescetti rossi e verdi, ma te ne vai, mi fai male. Va bene, riusciamo in qualche modo a evitare di morire bruciato nelle fiamme dell'inferno? Penso di sì. Una chest che contiene cosettine interessanti. Però era una trap chest che ha attivato delle TNT. Grazie. Molto cortese, stavo meglio prima. Mannaggia te. Va bene, il resto del contenuto della chest è andato a farsi friggere. Però non ci diciamo scoraggiamo. Vediamo un po' se c'è altro, ma non credo. C'è un finto portale del Nether mezzo distrutto, va bene, andiamo avanti. Riparto all'avventura e finalmente trovo un pochettino di quarzo, che schifo schifo non fa, sono 4 pezzettozzi, però già che ci siamo meglio che di niente. Potrebbe essere anche interessante andare in giro a cercare una fortezza, già che siamo qua, però
il bioma non aiuta, però quella glowstone mi attira, quindi la raggiungo facendo un pillarozzo. Riusciamo a arrivare in cima, grazie, molto cortesi, si levi dalle scatole. Salgo fino ad arrivare ad altezza congrua per poter raccogliere la nostra amica glowstone. Amica glowstone che non è tantissima, ma che schifo schifo non fa. Sicuramente ci potrà venire in aiuto e fare molto comodo. Ok, sì, la vorrei prendere tutte, grazie, molto corteso, sono troppo basso. Non mi sembra giusto, posso prenderla tutta? Grazie, gentilissimo. Bene. Andiamo avanti, riusciamo a raggiungere un posto che non sia dimenticato da Dio, oppure no? Tutto così questo Nether, però va bene, va molto bene, va molto benissimo. E diciamo che non è proprio il Nether più felice dell'universo, mettiamola a questa maniera. Comunque... vedo finalmente una fortezza in lontananza e quindi cerchiamo di raggiungere cotal luogo. Ok, ora non dovrebbe essere molto complicato, però non è nemmeno semplicissimo. Dobbiamo semplicemente fare ponti su ponti e evitare di cadere di sotto malamente. In qualche modo ce la dovremmo fare. Non, potenzialmente non è molto complicato, però riusciamo finalmente nel nostro intento, ovvero raggiungere la fortezza. Bini, fatto ciò, andiamo un'esploratina, diamo un'occhiatina in giro, segniamoci un waypoint perché fa comodo, e direi che questo coso di lava non è che ci venga tanto in aiuto. Di conseguenza saliamo in maniera furbina laterale, cerchiamo di chiuderlo in qualche modo, possibilmente senza bruciarci male, grazie, molto cortese, e si parte all'avventura, Blaze permettendo, per evitando di andare nelle fiamme dell'inferno, vediamo di riuscire a ottenere qualcosa. Visto che la situazione si scalda parecchio, prendiamoci pure una golden apple in modo da evitare di bruciare male e vediamo di far fuori tutta sta gentaccia brutta e schifosa. Ora, lei, grazie, se ne vada. Lei, vuole qualche schiaffetto, dato bene. Un po' di blizzard non mi dispiacerebbero. Ho visto anche degli spawner che molto probabilmente... potrei anche prendere con la crate, farci robe, sì, volendo, ma non è questo il giorno. Fatto sta che alla fine non è che ci siano grandi cose in questa fortezza, non ho trovato praticamente chest. Sì, c'è un po' di soul sand, che male non è. Cosa sei tu? Ma un voline, va bene, ma morici nelle fiamme dell'inferno. Possibile che io devo rischiare la vita per un pizzillacro come te. Comunque, stavo dicendo, voglio la soul sand, posso avere la soul sand? Grazie, molto cortese, gentilissimo. Dov'è finita? Eccola lì. Torniamo a casa. Carichi di bottino, non troppo, ma in giusta quantità. Arrivata a casa, diciamo che mi sono perso, però va bene. Volevo fare queste cose qui della Pretty Pipe per vedere di migliorare un pochettino la velocità dell'impianto. Faccio i primi upgrade, però sinceramente mi rendo conto che è un po' uno spreco di risorse. Di conseguenza cambio di programma e iniziamo la immersive. Ovviamente per iniziare l'immersive serve il cocoven, per fare il cocoven mi serve la clay, quindi si va in spiaggia, capatina in mezzo al mare, un tuffettino, un bagnettino, e ci prendiamo un pochettino di clay,
qualche stacchino, ma anche un altro pochettino male non fa. Un po' di sabbia per fare la sandstone. Cuociamo la clay e diciamo che dovremmo essere più o meno a posto per fare i nostri 27 bloccozzi del Cocoven. Top della vita. Cocoven che mandrei a piazzare. Sì, questo angolino qua potrebbe essere interessante. Sai che classica struttura 3x3, niente di nuovo all'orizzonte. Colpettino di martello, ci abbiamo anche Cocoven 20. Ci chiocchiamo dentro uno stacchino di blocchi di coal, giusto per star tranquilli. E poi mi volevo fare delle taniche. Penso che quelle della crate potrebbero essere più che sufficienti ai nostri scopi. Contengono un 24K di cresotto toile, quindi top. Mi accorgo che c'è la pretty pipe, la pipes, scusate, che è abbastanza semplice da fare. Quindi facciamo tutto quello che c'è da fare e facciamo i nostri tubettini, che sono molto performanti questi tubettini. Tirano fuori senza tanti problemi e direi che appena avrà cotto il nostro bloccozzo ci riusciamo. Però mi serve ancora qualcosina dal Nether, ovvero un po' di Netherrack, poiché se non vi ricordate male, la Blast Furnace si fa con i Nether Brick, quindi Netherrack a me, non tanta, ma quella che serve. Si cuoce ovviamente per fare i nostri Nether Brick. Intanto abbiamo un po' di sottotoil, top della vita, con un blocco buono. Con l'intento di automatizzare un aspetto particolare della immersive, metto giù un'altra water wheel della crate. Perché questo? Poiché avevo bisogno di una forza motrice ausiliaria per poter, diciamo, sfruttare una compatibilità fra mod molto interessante, che tra pochettino andremo a vedere. Mettiamo giù una beltina, tre slot potrebbero andare più che bene, direi di sì. Gira anche nel modo giusto. O ci mettiamo sopra uno spot, lo colleghiamo con dei tubettini, ma prima ovviamente mettiamo giù le chest con l'andesite full in entrata e in uscita. Come stavo dicendo, tubettini che portano il cresotoil al nostro spot e direi che siamo a posto. Oh yes, perfetto, arrivo al cresotoil, carichiamo di plank normalissimo e ci abbiamo il tetto wood, così easy. Questa compatibilità l'ho sempre amata, bellissima. Ora, i nostri Nether Brick sono stati cotti, top della vita. Ci facciamo ovviamente la Blast Furnace, eccola qui, classico 3x3 pure questo. E ora, molto semplicemente, con un po' di coal coke cotto bene, riusciamo a ottenere il primo steel. E si conclude qui l'episodio di oggi. Abbiamo mosso i primi passi nell'immersive, abbiamo fatto il Cocoven, la Blast Furnace, ottenuto il primo steel, ma siamo ancora molto lontani da ottenere un impianto tecnologico adeguato alle nostre esigenze o come solitamente siamo abituati a gestire. Le difficoltà sono ancora parecchie, dobbiamo passare attraverso alcuni step un po' particolari, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Detto ciò, come sempre ragazzacci, se il video vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un like, un commento, condividere
questo video sul canale, di questo e l'altro, trovate in descrizione se non avete ancora fatto iscrivervi al canale. Danno un bacio che vi ricorda di mangiare, dormire, guardare anime e ripetere sempre. Un saluto, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao!